recupero, pareggia i conti e ferma il risultato su 3-3. Ora vediamo il successo tra L'Aquila e Villa Cidrese con Alice Cercone. Riscatta ampiamente la sconfitta dell'andata L'Aquila, che al Fattori vince di larga misura contro la Villa Cidrese. Agguanta la zona playoff e si porta al terzo posto in classifica, con Chieti e Giacomenze a quota 32 punti. Rossoblù in campo con un 4-4-2. Blaiotta prende il posto di Prete, espulso contro il Carpi. Dopo l'infortunio, costato 3 turni di stop, rientra Garaffoni e Di Francia si accomoda in panchina. Modulo speculare per la Villa Cidrese, che subisce subito l'avvio dei padroni di casa. Appena 3 minuti e l'Aquila va in gol con potenza, su assist di Stamilla. Al 19esimo è Galli a mettere la palla in rete, imbeccato da Onesti, ma l'arbitro De Meo di Foggia annulla per fuorigioco. E buono invece lo spunto appena 2 minuti dopo, di nuovo di potenza, che servito da Galli mette a segno il 2-0. La Villa Cidrese reagisce. Al 30esimo è la porta del rossoblù a essere violata con croce, ma gioco già fermo, anche in questo caso per fuorigioco. Nella ripresa di nuovo l'Aquila in gol, assist di Onesti e ancora potenza, tripletta e quarto gol in 2 gare, che porta a 6 centri il bottino da inizio stagione. Nel finale c'è gloria anche per Piccioni, che al 42esimo fissa il risultato sul 4-0. Al termine di un match agonistico.